in bagno col suo ferro in mano. Non è che è un po'... Allora, gentilmente, gentilmente, venga. Venga, 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 perché mi sa che qua... Ma dai, è una battuta! Allora, allora, gentilmente, allora, l'avevo appena detto prima, di non fare troppo l'arrogante, no, soprattutto, no. Soprattutto, non una battuta, la devi finire tu. La devi finire perché non è possibile. Allora prima la porta, scusate. Allora, io con lei, allora, con voi della security, allora, non rimango solo. Allora, il vostro collega Barman, allora, ha ucciso una persona. Allora, e qualcuno venga qui. Allora, voglio un testimone. No, non rimango solo con lei. No, allora, non apra la porta allora. Se mi deve dire qualche cosa lo faccio davanti a tutti. Allora. No. Qualcuno qui. Torna, sta prendendo l'arma, aiuto! Torna a ripetere. Aiuto, sta prendendo l'arma! Vieni qui, che succede? Vieni tu, vieni tu, voglio un testimone che quest'uomo mi vuole parlare. Allora, non voglio. Che allora, calmi. Torna a ripetere. La prossima mossa faccia che fai, la prossima volta che fai qualsiasi battuta, la prossima volta che alzi la voce e la prossima volta soprattutto che accusi una persona che lavora nella One e di Jake di assassinare. Allora, ti sto dicendo che la prossima volta che fai una cosa del genere troverai due buche nel petto. Questo è il mio ferro, tu hai quello, ti senti forte? Mamma. Allora, io sono qua per la sicurezza. Tu stai facendo troppo il gallo, colleghi, ha ucciso la mia amica. Stai facendo troppo il gallo. Andiamo piano, e grazie a te, e grazie a te, chi ha dovuto lavorare, ha lavorato. Grazie a te che gli ha dato la copertura. Quindi ora gentilmente. Sì. Calmati. Grazie ai miei soldi, intanto vi riempite il vostro di portafogli e qua si stanno a morire. E beh, nessuno ti obbliga. Nessuno ti ha obbligato a venire. E te ne vai quando lo decidiamo perfetto, noi. Perfetto, fatemi tornare dagli altri, voglio un tequila. Mi sa che hai già bevuto abbastanza, signore. Scusi. Ho pagato $5,000 per venire allora, qui, fatemi fare quanto voglio. No. Perché hai bevuto troppo e si vede. Vabbè, allora smetto di fare. Fatemi fare. Basta, dai. È bastato. Che succede? Dove dobbiamo metterci? Paolino, amico. Neanche tu per me. No! No! Ma adesso si può mettere. Si sieda. Io non so che aspettarmi questa sera. Rispondi. Un dito. Non si può mica togliere. È impossibile scambiare il dolore. Dopo una serata che lo stiamo attendendo. Quindi vedo un dito. Allora mi sono giù. Come sta adesso? Nessuno. Meglio, grazie. Faccio vedere una cosa. Aiutami, Joy. Lei è sadico. No, vorrei capire qual è il motivo. Non sono sadico. Niente, sono molto allora, spaventato. Scusi se lo dico. Dei boccati. Oh, seguita? Leggermente. Non lo so, sappiamo perché. Veramente stavo cercando di capire perché è scappato un volta. Per questo mi avvicino, soltanto che non mi vuole rispondere. Tutti hanno visto le sue armi, caro. Lasci quest'uomo libero. Perché non lo perquisite? L'abbiamo già fatto. Non si direbbe, ma quest'uomo è pure più libero. Posso scuotere? Quindi è forte. Non mi pagano neanche gli extra. E poi prendo una paga. Ma sicuramente le pagherai le spese mediche. Cioè. Guarda queste macchie di sangue. Grazie. La porterò in lavanderia e ovviamente manderò il conto qui. Assolutamente. Grazie. Sta succedendo qualcosa di molto strano. Stasera molto strano. Molto più strano del solito, potresti dire. Sì.